Segnatevi queste date: 1994, 1999, 2005, 2008 e 2014. Sono le tappe dell'evoluzione FLIR che giunge alla quinta generazione. Una generazione completamente rivista nello stile e nelle dotazioni tecniche, che celebra il 5000° esemplare di FLIR con una gamma completamente rinnovata che si pone meritatamente al vertice del segmento premium in Europa. La prima evoluzione significativa, come si vede, è all'esterno, dove il nuovo FLIR recupera il family feeling della nuova generazione Art, introdotta solo lo scorso anno, aumentando a dismisura la propria personalità. Ecco quindi un nuovo frontale caratterizzato dall'elegante calandra nera con i gruppi ottici e le DRL che fungono anche la funzione di indicatore di direzione, quattro barre cromate orizzontali che servono a mettere in bella evidenza il logo Nisman & Bischoff e una migliore aerodinamica a vantaggio di consumi e prestazioni. Prestazioni garantite dalla nuova generazione dell'Iveco Daily con motori da 170 e 205 cavalli che potranno essere abbinati da fine anno al nuovo cambio automatico con convertitore di coppia ZF a 8 rapporti. Sono davvero tante le novità che questa nuova generazione FLIR porta con sé, a partire dalla concezione del doppio pavimento, che è ora completamente accessibile tramite sportelli di tipo Pullman realizzati in alluminio completamente coibentati e che forniscono l'accesso a tutti gli impianti di bordo contenuti nel doppio pavimento da 34 cm di spessore. Su un veicolo grande come questo non mancano davvero gli spazi di stivaggio. Ecco l'ampio garage posteriore dotato di due portelli simmetrici ad ala di gabbiano, dimensioni in grado di ospitare senza alcun problema anche un quad che può salire da una parte e scendere dall'altro, portata di oltre 500 kg, gruppo elettrico con trasformatore, caricabatterie, inverter, Victor Energy, batterie dei servizi e ampio spazio nel doppio pavimento. I due portelli, servo assistiti da pistoni a gas, sono dotati di chiusura centralizzata e di pulsante di sicurezza di sblocco. Molto facile è la chiusura. Basta infatti appoggiare il portello perché questo sia richiamato elettricamente. Molto elegante, la nuova parete posteriore recupera la doppia parete con sandwich interno e un elegante stampo esterno in vetroresina. Si caratterizza per un design avvolgente in cui è presente in bella mostra il logo Nisman & Bischoff, che contiene al proprio interno la telecamera ad estrazione automatica e l'inserimento della retromarcia. Molto scenografici sono poi i gruppi ottici a colonna dotati di cromature incluse nel pacchetto Clue Line Design. Tanti sono i vani e le aperture di servizio presenti sulle fiancate, ne contiamo ben 11, tutte collegate alla chiusura centralizzata. Molto interessanti è la possibilità di personalizzare praticamente all'infinito il veicolo. Qui abbiamo ad esempio il serbatoio delle acque nere da 120 litri collocato sopra al serbatoio del gas GPL opzionale. Assolutamente interessante è il nuovo vano dedicato all'impianto idrico, dove trovano collocazione la pompa dell'acqua da 12 litri al minuto, gli scarichi dei vari serbatoi, gli innesti per il risciacquo automatico dei serbatoi di recupero, l'attacco per l'acqua corrente alla rete idrica, l'attacco alla corrente che quindi è interno e non esposto agli agenti atmosferici e le valvole di scarico dell'impianto idrico e del riscaldamento ALDE. Gli oggetti particolarmente ingombranti poi possono essere stivati, oltre che naturalmente nel maxi garage posteriore, anche nella generosa porzione di doppio pavimento passante anteriore, raggiungibile tramite due portelli simmetrici posti su entrambi i lati del veicolo. All'interno del rinnovato FLIR 920F, la zona anteriore è dominata dal nuovo cruscotto della meccanica di base Iveco, che Nisman & Bischoff ha intelligentemente scelto di mantenere, garantendo così la presenza di tutti i numerosi vani di stivaggio previsti dalla meccanica di base torinese. Ottimamente integrato, il cruscotto è dotato sia di una utile tendina plissettata pensata per garantire privacy e luminosità, sia dalla tradizionale serranda ad azionamento elettrico.
molto intelligente come da tradizione della casa tedesca, è la presenza di un pannello di comandi distaccato rispetto alla centralina del veicolo, che permette il comando della serranda anteriore, della chiusura centralizzata di tutti i cassetti presenti sul veicolo, il ritiro dello scalino, gli specchi elettrici, l'azionamento delle luci qui sotto il basculante e dello scambiatore di calore del veicolo. Completamente nuove sono poi le poltrone SKA, dotate di cinture regolabili in altezza, piastre girevoli che ne consentono una perfetta rotazione in qualunque posizione senza ostacoli, molleggio pneumatico e che sono affiancate da nuove pance laterali rivestite in ecopelle con cuciture a vista molto eleganti e molto automotive che riprendono i concetti di selleria presenti sul veicolo. Il cuore dell'allestimento è assicurato dall'ampio living anteriore composto da una dinetta L con divano contrapposto e completato dall'ormai celebre tavolo centrale dotato di meccanismo di ampliamento fiorante, mentre alle mie spalle, a fianco all'ingresso, trovo a collocazione il vano TV che è stato maggiorato nelle dimensioni, che può oggi ospitare anche schermi da 24 pollici. Confermatissimo nella zona centrale poi l'originale blocco cucina completo di fornella tre fuochi Spinflow con accensione piezoelettrica integrata, ampio lavello con rubinetto di caratura domestica, spazio per la macchina del caffè con presa dedicata, ampi vani di stivaggio superiori dotati di scompartimenti regolabili e grandi spazi inferiori con cassetti e cassettoni tutti completi di chiusura centralizzata. La zona posteriore dell'abitacolo è schermabile grazie all'apposita porta con pannello retroilluminato in metacrilato che separa anche il vano toilette, mentre a pavimento un'unica botola assicura l'accesso agli ampi serbatoi dell'acqua posizionati in posizione centrale per un corretto bilanciamento di pesi, hanno una capacità di 370 litri per l'acqua potabile e 250 per il recupero. L'ampia toilette passante è schermabile rispetto alla zona posteriore con una pratica porta scorrevole, vede la presenza dell'ampio box doccia in una versione wellness con doppio erogatore superiore e orientabile, grande lavabo realizzato in materiale minerale, mentre il WC è funzionalmente separato in un locale a sé stante per garantire privacy e funzionalità allo stesso tempo, mentre in coda una sontuosa camera da letto prevede matrimoniale centrale nautico posizionato su garage e ben accessibile. Quinta generazione è quella del Flair, che si propone di concentrare in un solo prodotto oltre 30 anni di esperienza e di storia in Eastman & Bischoff, coniugando una volta di più eccellenza tecnica e design all'avanguardia, ugualmente vicini negli esterni e negli interni ai veri e propri concetti che da sempre ispirano chi realizza camper, la casa e l'automobile.